Buongiorno a tutti, io mi occupo di sicurezza del prodotto, in particolare appunto di campi di attrezzatura a pressione, marcatura CE, anche di macchine e tutti gli aspetti legislativi legati alla gestione dell'esercizio. Quindi sapete, tra di voi immagino che non siate tutti fabbricanti, alzi la mano chi è fabbricante per curiosità, ma penso che la gran parte siano utilizzatori e quindi sapete che l'aspetto della gestione delle attrezzature a pressione è un aspetto sia che riguarda diciamo, i fabbricanti, come vedete in questa slide, per quanto riguarda la marcatura CE, quindi la fabbricazione, fabbricanti o operatori economici come abbiamo visto illustrato dai colleghi precedenti, ma molti adempimenti riguardano anche gli utilizzatori, quindi tutta una serie di attività in esercizio da condurre, quindi verifiche periodiche, verifiche manutentive, controlli dopo riparazioni, modifiche, quindi tutta una serie di attività che riguardano il datore di lavoro e l'utilizzatore finale. Ovviamente la direttiva PED è una direttiva di prodotto, quindi riguarda fondamentalmente i fabbricanti. Quindi le novità che andiamo a illustrare riguarderanno soprattutto, riguarderanno soprattutto i fabbricanti. E vediamo se queste novità poi hanno impattato in qualche modo su tutti quelli che sono gli adempimenti previsti per esempio dal 39, dall'81-2008, quindi il testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, per vedere quali sono poi gli impatti sulle verifiche in esercizio. Ok, fabbricanti, operatori economici, quindi abbiamo visto importatori, distributori, ampiamente, esaustivamente spiegato dai colleghi precedenti. La nuova PED è entrata diciamo, in vigore con l'articolo 13 al 1 giugno dell'anno scorso. Okay, quindi l'articolo 13 che riguarda la nuova classificazione dei fluidi, quindi la novità principale della direttiva PED è la nuova classificazione dei fluidi che segue il regolamento CLP entrato in vigore nello stesso periodo. Okay, quindi la vecchia direttiva 97/23 prevedeva una certa classificazione basata sulla la vecchia direttiva 67/548 e dall'anno scorso, quindi dal 1 giugno del 2015, l'articolo 9 della direttiva PED è stato soppresso, è già in vigore la nuova classificazione e la direttiva, come già detto precedentemente, entrerà in vigore definitivamente dal 19 luglio di quest'anno. Qui potete vedere un po' l'evoluzione normativa che nella parte di attrezzatura e pressione, ma anche nella parte, per quanto riguarda la direttiva ATEX, era da un bel po' di anni insomma che non si vedevano novità, quindi forse sono due o tre direttive più vecchie, perché alcune erano già state diciamo, riviste e revisionate recentemente, tipo la direttiva massa tensione, compatibilità elettromagnetica, la direttiva macchine anche, quindi direttiva PED e ATEX erano tra le direttive ancora un po' più, meno recenti. Qui vedete un attimo l'evoluzione. La direttiva PED precedente ci ha messo un po' più di tempo a diventare obbligatoria, un motivo sostanziale dovuto al fatto che portava dei grossi cambiamenti rispetto alla legislazione previgente con l'omologazione ISPES e diciamo, le verifiche a livello nazionale. Ecco, la nuova direttiva è entrata in vigore, no, entrerà in vigore, sono comunque stata emessa e l'iter di
cogenza è molto più breve, fondamentalmente perché non porta sostanziali modifiche, quindi come ho detto precedentemente anche i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva PED 2004-68 non cambiano. E c'è questa novità della classificazione dei fluidi, quindi l'articolo 13, e poi adesso vediamo un attimo quali sono le principali novità. Per quanto riguarda l'esercizio, qui molti sono sensibili a questo argomento, per adesso non ci sono grosse novità, nel senso che da poco è stato già recepito il decreto, e con il decreto 26/2016, la direttiva PED, quindi proprio recentemente, neanche forse in ritardo, è stata recepita la direttiva PED. E quindi c'è questa lentezza, abbiamo anche ribadito precedentemente da parte degli stati membri, sono comunque in Italia in particolare forse nell'attuare degli atti legislativi. E molti di voi utilizzatori conoscono la complessità delle varie leggi, decreti che regolamentano l'esercizio, quindi anche le 9, decreto interministeriale dell'11 aprile 2011, quindi alcune anche discordanze tra uno e l'altro, quindi la complessità di parlare con un unico linguaggio. Attualmente non è ancora uscito nulla di nuovo, diciamo, su questo fronte. Io cercherò di darvi delle mie considerazioni alla fine, insomma, per vedere quali potrebbero essere i risvolti, le implicazioni date dalla nuova direttiva. Ancora, le novità principali sono elencate qui, quindi alcune abbiamo già parlato precedentemente, quindi la definizione degli operatori economici, con relative responsabilità, quindi è stato illustrato bene dall'ingegner Itto la differenza tra fabbricante, distributore, importatore e il loro coinvolgimento nella sorveglianza del mercato. Questo appunto si fa al nuovo quadro legislativo, e non mi soffermo insomma su questi aspetti già ampiamente trattati. E una nuova definizione, nella nuova direttiva PED ci sono molte nuove definizioni che nella vecchia direttiva non c'erano. Definizione di messa a disposizione sul mercato, anche immissione sul mercato, ma anche fabbricante, sembra strano, ma nella vecchia direttiva non c'era una definizione di fabbricante. La nuova classificazione dei fluidi, che è, diciamo, forse la novità più importante, la novità tecnica. L'introduzione del concetto di rischio, anziché oltre al concetto di pericolo. Ecco, se voi andate a leggere la vecchia direttiva, nella versione italiana si parlava di analisi dei rischi, ma probabilmente era una traduzione errata della versione in inglese, perché la versione in inglese parlava di hazard. E quindi la vecchia direttiva affrontava più un'analisi dei pericoli. La nuova direttiva PED si parla di analisi del rischio. Okay. Anche questa forse può essere una novità importante, soprattutto per quanto riguarda gli insiemi, perché poi le singole attrezzature hanno un concetto di rischio abbastanza limitato, insomma, nel senso che finché non vengono poi inserite nell'impianto è difficile che il fabbricante della singola attrezzatura riesca a analizzare tutti i rischi presenti. Nell'insieme poi ci sono diversi fattori che vengono influenzati proprio dall'influenza tra le varie attrezzature presenti. Ecco, poi già discusso precedentemente la diversa denominazione di moduli, che forse nella direttiva PED sono quelli più. La direttiva PED è quella che più affronta questa tematica, quindi la diversità dei vari approcci, delle procedure di valutazione di conformità, nella PED è più sviluppata. Dichiarazione di conformità UE al posto di dichiarazione CIE. Ok, il campo di applicazione della direttiva PED non è cambiato, e come
penso tutti sapete, e riguarda le varie attrezzature, singole attrezzature, quindi recipienti, accessori di pressione, accessori di sicurezza, generatori di vapore, tubazioni, ok? E poi gli insiemi. Questa è la nota, se vogliamo, dolente, o comunque la mia personale delusione, è che mi sarei aspettato che la nuova direttiva PED affrontasse il tema degli insiemi in modo un po' diverso. Perché come vedete qui, abbiamo anche ribadito nella ribadito materna nella parte ATEX, il concetto di insieme è un concetto che talvolta lascia spazio a dubbi interpretativi. Quindi all'inizio mi ricordo storicamente quando è entrata in vigore la vecchia direttiva PED, il concetto di insieme è stato mal digerito o mal comunque assimilato da parte dei fabbricanti. Un po' il problema, se vogliamo, è la radicalizzazione delle vecchie pratiche di omologazione. Quindi quando c'era l'omologazione l'insieme non c'era, c'erano i singoli apparecchi che venivano omologati dall'ISPEL. Ecco, poi l'utilizzatore era responsabile di questa integrazione. C'era qualcosa che riguardava i decreti della raccolta E, che riguardava per esempio gli impianti frigoriferi, escludeva alcune verifiche gli impianti frigoriferi assemblati dai fabbricanti, era un po' il concetto insieme della PED di adesso, se vogliamo. Però non era applicato il concetto insieme. Con la direttiva PED vecchia è stato introdotto questo concetto, ma ci sono voluti diversi anni per far sì che venisse assimilato, tanto è vero che molti insiemi nei primi anni dall'applicazione della direttiva 9723 non venivano certificati come tali. E un po' era dovuto al fatto che c'era sempre la scappatoia, tra virgolette, della messa in servizio, quindi la verifica di messa in servizio con l'INAIL, che è regolamentata dai vari decreti col 329, che comunque poi è uscito in ritardo, insomma, quindi la gestazione è un po' turbolenta nell'ambito di questa materia, ha portato sempre a questa scappatoia. Io mi ricordo, ma penso che tutti voi abbiate un compressore in azienda, i primi compressori, pur essendo insiemi PED, non venivano marcati CE come insiemi, si faceva la messa in servizio per verificare dall'INAIL l'isolatore all'interno del compressore, quando comunque, se vogliamo, cioè, è una macchina marcata CE, soggetta anche a direttiva macchine, quindi applicazione congiunta di più direttive. Il fabbricante destina a mettere in servizio, è destinata a essere messa in servizio da un fabbricante e quindi è sottoposta a una procedura di valutazione di conformità di insieme e quindi non deve essere sottoposta a verifica di messa in servizio. Anche perché mi domando cosa andrebbe a poter verificare il soggetto, che in questo caso è di Bellinelli, e a contestare quando è presente una dichiarazione di conformità d'insieme, diciamo, non potrebbe contestare nulla perché è conforme e magari è anche stato avallato da un organismo notificato. Quindi questo concetto di insieme mi sarei aspettato qualcosa di più, perché se è vero che oggi i fabbricanti sono più sensibili, i fabbricanti che li mettono sul mercato attrezzature insieme a pressione, quindi li marcano CE come insiemi, è pur vero che qualche volta capita che anche gli utilizzatori costituiscano degli insiemi. E nella direttiva PED, anche nella nuova direttiva PED, è rimasto, diciamo, il considerando che dice che il montaggio, l'assemblaggio di attrezzature sotto la responsabilità sotto la sua stessa responsabilità è soggetta alle normative nazionali. E questo, se vogliamo, colgo lo spunto dato da Matteo precedentemente, abbiamo visto l'applicazione congiunta, se vi ricordate la slide, l'applicazione congiunta delle tre direttive, la direttiva macchine obbliga
a marcare CE insieme anche gli utilizzatori, cioè quindi non c'è questa distinzione utilizzatore-fabbricante. Io sono un datore di lavoro, metto insieme diverse macchine, costituisco un insieme di macchine, sono obbligato a valutare i rischi di interferenza tra una e l'altra e a marcare, sottoporre la procedura di valutazione di conformità e a marcare CE l'insieme di macchine. Ma se questo insieme di macchine è anche un insieme PED, giustamente la legislazione europea vuole che questo insieme sia conforme a tutti gli adempimenti a cui è soggetto. Quindi se è soggetto a direttiva macchine, un insieme di macchine va marcato CE in accordo alla 2642, se è soggetto a direttiva ATEX perché è un insieme ATEX va marcato CE secondo l'ATEX, e se è un insieme PED dovrebbe essere marcato CE con un insieme PED. Quindi anche l'utilizzatore, secondo me, dovrebbe essere stato obbligato a marcare CE un insieme. Ecco, secondo me questo argomento non è stato ancora chiarito. Io mi auspico che con le nuove linee guida magari qualcosa cambia, ecco, nel senso che a me sta bene, no, presunzione di dire, però posso accettare che se acquisto un'attrezzatura singola, se la taglia compressa lo inserisco nel mio impianto, debba fare una valutazione e possa chiamare magari un soggetto, può essere l'INAIL o magari anche possibilmente un altro soggetto, per verificare la sicurezza dell'installazione. Quindi costituisco un insieme, forse dovrei essere obbligato a marcarlo CE, quindi affrontare i rischi e verificare la conformità del mio insieme alle direttive applicabili, tutte le direttive applicabili. Vi ricordo che la direttiva macchine forse è quella che sta un po' sopra a tutte le altre direttive, quindi possiamo dilungarci, ma c'è un articolo che rimanda poi eventualmente altre direttive quando i RES della direttiva macchine non sono più sufficienti a affrontare determinati rischi. Quindi se un insieme di macchine o comunque un insieme che poi è anche un insieme PED è soggetto a marcatura CE, dovrebbe essere marcato CE anche secondo la direttiva PED. Ok, abbiamo visto gli attori coinvolti, nella processo insomma di marcatura CE, ci sono vari soggetti, okay? Gli operatori economici sono quelli già visti, quindi fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, quindi diciamo non mi soffermo sulle definizioni, però vorrei farvi notare una cosa, che nella direttiva PED c'è la definizione di fabbricante e dice persona fisica o giuridica, fabbrica eccetera eccetera, e li commercializza ponendovi il proprio nome o marchio o li utilizza a fini propri. Quindi se io sono un utilizzatore, e di solito comunque un utilizzatore o un datore di lavoro che costruisce un'attrezzatura a pressione deve marcarla CE comunque, quindi se io mi costruisco un serbatoio o una tubazione, ecco, forse è più frequente questa situazione qui, nelle vostre aziende vi capiterà probabilmente di costruire delle tubazioni che rientrano in PED, ecco, devo applicare la direttiva PED. Ecco, negli insiemi questo non è proprio chiaro, però se vogliamo possiamo anche rifarci a questa definizione. Io la leggerei così, scusate. Non è obbligatorio, ma non è neanche vietato. Okay. Quindi, se un utilizzatore vuole marcare CE un insieme, lo può fare. Perché mi è capitato che qualcuno dicesse che non si poteva fare. Però, ripeto, io aspetto che vengano fuori anche delle linee guida molto più precise. A proposito delle linee guida, contrariamente alla direttiva ATEX, sui siti dell'Unione Europea, non sono ancora presenti linee guida aggiornate riguardo la PED. È uscita una bozza embrionale, ci sono dentro
quota 5 linee guida, insomma, che riguardano soprattutto la precipitazione dei fluidi, quindi ci si aspetta che vengano revisionate le precedenti linee guida adattate alla nuova direttiva. Ecco, l'utilizzatore, appunto, voi siete gran parte utilizzatori, che responsabilità? L'utilizzatore non è trattato dalla direttiva PED, quindi non è trattato, penso, neanche nelle altre direttive. Quindi non c'è una definizione di utilizzatore, però ecco, l'utilizzatore è colui che acquista le attrezzature, quindi è responsabile un po' dell'integrazione delle attrezzature nel proprio impianto, ok, fa eseguire l'installazione, oppure la esegue lui stesso, e questa installazione deve farla in conformità alle istruzioni del fabbricante, oppure nel rispetto di leggi vigenti, per esempio le verifiche messe in servizio o quant'altro. L'utilizzatore poi si preoccupa di mantenere i requisiti di sicurezza nel tempo, okay? Quindi sottoporre le attrezzature a manutenzione, anche qui secondo le istruzioni del fabbricante, e poi, se applicabili, sottopone le attrezzature a verifiche periodiche di legge. Quindi diciamo che l'utilizzatore ha questo compito principale. Però l'utilizzatore, come accennato qualche istante fa, può diventare fabbricante. Ecco, il caso delle tubazioni è il caso più diffuso. Dovete collegare un nuovo recipiente all'impianto già esistente, sarà una tubazione. Se questa tubazione ha determinate dimensioni, magari tratta fluidi pericolosi, è molto probabile che rientri nell'ambito di marcatura CE, quindi della direttiva PED con relativa marcatura CE. Ecco, una tubazione in pressione, per esempio con fluidi pericolosi già sopra il pollice, tanto per la linea, rientra in prima categoria PED, quindi è sottoposta a marcatura CE. Se non rientra neanche in prima categoria, comunque vi ricordo che, essendo comunque un'attrezzatura a pressione magari poco pericolosa, perché le categorie di rischio, diciamo, il rischio aumenta all'aumentare della categoria, quindi se sono sotto la prima categoria, io devo comunque costruire questa mia attrezzatura, nel caso della tubazione, secondo la regola dell'arte, quindi secondo le buone norme tecniche, insomma, una corretta prassi costruttiva. Questo concetto è stato ribadito ancora nella nuova direttiva. Ecco, poi io ho messo questa frase, che l'utilizzatore può diventare fabbricante quando vuole, questo vuole messo perché diciamo che non sembra un obbligo, ma vuole marcare CE il suo insieme a FED. Vediamo un po' la novità della classificazione dei fluidi. L'articolo 13 riguarda più la classificazione, la categorizzazione delle attrezzature, che però si rifà agli stessi concetti della 9723. Quindi la categoria identificata è legata al livello di rischio, okay? Il concetto di energia immaginata quindi dipende da parametri dimensionali, quindi volume, dimensioni, quindi volume se è un recipiente, dimensioni nominale se è una tubazione, dipende ovviamente dalla pressione, perché aumentare la pressione aumenta il rischio, dipende dal tipo di fluido, quindi se è pericoloso o non pericoloso. Poi dipende dallo stato fisico del fluido, quindi se è un gas o un liquido, oppure diciamo in via più generale al concetto di tensione di vapore, alla temperatura massima poi ammissibile della mia attrezzatura, e poi eventualmente ci sono anche delle condizioni particolari per fluidi instabili e cose di questo tipo. Ok, le categorie sono, ma stiamo facendo, diciamo, un ripasso, ecco, per le categorie sono quattro, dalla prima alla quarta crescere del rischio, e se guardiamo la vecchia classificazione dei fluidi della 9723, vediamo che era questa qui, quindi nel gruppo 1 entravano una serie di fluidi infiammabili, tossici, comburenti, okay?
diciamo, era se vogliamo semplice, però se vogliamo anche più complicato, era meno definito, ok? Quindi bisognava andare a vedere o nella classificazione secondo la direttiva vecchia delle sostanze, oppure in alcuni casi, per esempio i fluidi nocivi, irritanti, non erano classificati nel gruppo 1 se non erano tossici, quindi c'era questo concetto di pericolosità non proprio legato al concetto comune, no? Anche il vapore può sembrare pericoloso, ma non è pericoloso, no? Quindi era più difficile. La nuova direttiva, se vogliamo, sembra più complessa, ma è molto più sistematica. Quindi l'articolo 13 dice che nel gruppo 1 rientrano sostanze miscele, come definite nell'articolo 2 del regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute, di cui era allegato il 1, eccetera, eccetera, di tale regolamento. Quindi, se vogliamo, legge bene, sì, tutta una serie di tipologie di fluidi, di sostanze pericolose, dove vedete che c'è molto più articolata, quindi troviamo sicuramente i fluidi infiammabili, altamente infiammabili di prima, i tossici, però troviamo anche delle cose nuove, quindi esplosivi instabili, solidi infiammabili, sostanze miscele autoreattive, liquidi piroforici, solidi piroforici, o sostanze che a contatto con l'acqua liberano gas infiammabili. Quindi diciamo si è articolato un po' di più, però è molto dettagliato, quindi io con la scheda di sicurezza in mano io riesco a, una volta identificate le frasi H della mia sostanza, riesco a classificarla molto velocemente. Ecco, poi tutto quello che non rientra nel gruppo 1 ovviamente è considerato fluido non pericoloso. Ecco, rimane sempre il discorso che tutte le sostanze miscele con temperatura di infiammabilità inferiore alla TS, quindi la temperatura massima ammissibile dell'attrezzatura, sono considerate infiammabili, quindi nel gruppo 1. Quindi se vogliamo andare avanti con il CLP, qui ci sono degli esempi, poi insomma, non mi soffermo, però vi faccio vedere che non tutte le categorie, ok, categoria mai parla di liquidi, per esempio sui pericoli per la salute, non si cita tutta categoria 1, 2 e 3, mi pare. Quindi non tutte, se rientra nella categoria 4 non è considerato un fluido pericoloso. Ecco, ma cosa succede alla classificazione? Ci sono delle differenze rispetto alla vecchia, alla precedente classificazione? Sì, ci sono delle differenze molto rare, i casi sono molto rari, soprattutto per quanto riguarda le sostanze che creano pericoli per la salute, quindi diciamo pericoli fisici la rispondenza è abbastanza coerente, insomma c'è qualche cambio di classificazione per alcune soglie di valori di infiammabilità. Invece per i pericoli che riguardano la salute è un po' più complessa la cosa, quindi ci possono essere dei cambi di sostanze, vediamo se qui si vede la... ci possono essere dei cambi di gruppo, per esempio soprattutto nelle sostanze che hanno in fase H301, H311 e 331, perché ci sono delle le categorie di pericolo relative alla tossicità acuta sono state analizzate in modo un po' più dettagliato, quindi ci sono dei casi. Ci potrebbero essere dei casi di fluidi che passano dal gruppo 1 al gruppo 2 o dal gruppo 2 al gruppo 1. Io penso che comunque nella maggior parte dei casi non succeda nulla. Però ecco, ricordatevi questo aspetto qui, che alcuni fluidi potrebbero cambiare di gruppo,
di passare da fluidi pericolosi a non pericolosi. Ok, l'altra novità riguarda, abbiamo detto, il concetto di rischio, quindi la nuova PED impone al fabbricante di effettuare un'analisi dei rischi, non solo, diciamo, un'analisi dei pericoli. L'analisi dei rischi va fatta, soprattutto poi insieme, gli impianti, considerando tutti gli aspetti di funzionamento dell'impianto, quindi il normale funzionamento, ma anche le altre fasi, ci potrebbero essere dei lavaggi, delle pulizie con sostanze diverse, in pressione, con vapore, non vapore, ma il vapore non viene usato durante il funzionamento normale, ma viene utilizzato magari per fare delle sanificazioni o cose di questo tipo. Quindi bisogna analizzare i rischi e essere in grado di affrontarli. Quindi adesso, senza entrare poi in approfondimenti eccessivi, le fasi della valutazione dei rischi sono le classiche, no? Si individuano le anomalie, le possibili anomalie, con le relative cause, si fa una stima del rischio, quindi si valuta il danno e la probabilità di accadimento, e poi si individuano le misure per ridurre il rischio, okay? A livelli accettabili. E se permangono dei rischi lesivi, si danno delle informazioni poi all'utilizzatore. Il classico approccio di valutazione del rischio. Quindi adesso qui c'è un esempio di approccio, una valutazione P per D con una matrice, però insomma ci sono diversi approcci, si può applicare ASO piuttosto che l'OPA, altri metodi, soprattutto nell'industria di processo sono molto diffusi. Quindi diciamo non c'è un metodo normato di analisi dei rischi, ma il fabbricante deve effettuare questa valutazione. Ecco, secondo me è molto più importante sugli impianti questo approccio qua, perché sulla singola attrezzatura il vecchio approccio è più che sufficiente, nel senso che il fabbricante del serbatoio, più dei pericoli legati alla pressione, poi non è in grado di affrontare. Molto spesso i fabbricanti delle singole attrezzature non sanno neanche dove sono destinate le singole attrezzature, quindi arriva una specifica tecnica, e questo, se vogliamo, è anche un limite, perché è vero che poi il costruttore deve solo dimensionare meccanicamente gli spessori, scegliere i materiali giusti, eccetera, però il famoso approccio integrato, quello su cui noi puntiamo, potrebbe portare, per esempio nel caso di un reattore, a sottovalutare le sollecitazioni dell'agitatore. Quindi non sempre, ecco, il fabbricante della singola attrezzatura riesce poi ad affrontare in modo esaustivo tutti gli aspetti, insomma, della fabbricazione. Ok, abbiamo visto anche nella prima parte della mattinata il cambio, l'altra novità, il cambio delle procedure, delle norme, delle procedure di valutazione di conformità, i moduli, no? Nulla di eclatante, tranne alcune sigle e l'esame UE del tipo, che non è più esame CE di tipo, e che può essere di tipo di produzione, di tipo di progetto. Okay. Il vecchio modulo B e B1 diventano un unico modulo B, distinto per produzione e progetto. Ecco, la scelta del modulo adesso riguarda, diciamo, più i fabbricanti. Per l'utilizzatore che diventa fabbricante, molto spesso, non avendo produzione di serie, l'utilizzatore che produce spot la tubazione piuttosto che insieme, è portato a fare una valutazione del singolo prodotto, quindi è orientato a diciamo, moduli di valutazione su questo lato qua della tabella. Ecco, il modulo dipende dalla categoria PED, ovviamente, dell'attrezzatura dell'insieme, e via via si fa più severo all'aumentare, ovviamente, della categoria PED. Ecco, vi parlavo prima di cosa ci sta sotto la prima categoria, lo sapete tutti, l'articolo, una volta si chiamava articolo 3,3, ecco, la nuova direttiva è diventato articolo 4,3, che scombussola un po' le cose. A dire la verità ci sono delle differenze formali, magari anche nella descrizione della procedura, ma sostanzialmente l'iter procedurale, lo potranno confermare i colleghi del DNV,
non cambia radicalmente, insomma. Quindi le procedure di valutazione di conformità rimangono pressoché le stesse. Le tabelle per la classificazione delle attrezzature rimangono le stesse, l'articolo 3,3 e l'articolo 4,3. Abbiamo parlato abbondantemente della sorveglianza del mercato, aggiungo solo una cosa rispetto a quello che è stato detto prima: le non conformità formali possono essere risolte, diciamo, velocemente all'interno degli stati membri, quindi segnalando al fabbricante, per esempio, se la marcatura CE non è presente, se non è apposta correttamente, l'etichettatura, la dichiarazione di conformità è errata. E quindi, diciamo, queste non conformità formali non comportano ritiro dal mercato del prodotto, quindi vengono risolte abbastanza velocemente. Quindi, in sintesi, possiamo riassumere che forse le due novità principali che riguardano la nuova direttiva PED per il fabbricante sono la nuova classificazione dei fluidi e la valutazione dei rischi, anziché in aggiunta la valutazione dei pericoli. Il resto, diciamo, sono più formalità, anche abbiamo visto anche la dichiarazione di conformità UE con informazioni aggiuntive. Ecco, c'è questo problema della dichiarazione UE e CE magari in applicazione congiunta a più direttive. La direttiva PED dice che deve essere emessa un'unica dichiarazione, quindi ci si aspetta un po' anche una linea guida. E cosa cambia per l'utilizzatore? Qui arriviamo un po' alle note dolenti, diciamo. Dolenti nel senso che non ci sono ancora novità, però possiamo fare qualche considerazione. L'utilizzatore molto spesso è il datore di lavoro, quindi le attrezzature a pressione diventano attrezzature nei luoghi di lavoro e quindi sono soggette al decreto 81/2020. Quindi il datore di lavoro deve scegliere le attrezzature conformi alle norme, installarle, utilizzarle secondo le istruzioni per l'uso e farle utilizzare al personale formato, adeguato e addestrato, e mantenere le condizioni di sicurezza con controlli e misure manutentive, cose già dette e risentite, penso, no? Quindi diciamo che anche per l'attrezzatura a pressione valgono gli stessi concetti. Se vogliamo, c'è in aggiunta il decreto 81 all'allegato 7, prevede che per determinate attrezzature a pressione, che poi si uniscono anche altri apparecchi, con apparecchi di sollevamento e altri impianti di scaldamento, siano soggette a, oltre ai controlli manutentivi che valgono per tutte le attrezzature, quindi anche quelle che ne sono escluse, siano soggette anche a verifiche periodiche con dei soggetti preposti. Quindi ci sono degli iter, quindi la comunicazione di messa in servizio, eventualmente la verifica di messa in servizio, le verifiche di qualificazione periodica, le verifiche decennali, okay. Quindi queste verifiche si fanno solo per le attrezzature che rientrano nell'allegato 7 del testo unico, pur valendo tutte le esclusioni previste dal 329. Okay. Penso di dire cose che conosciate un po' tutti. I controlli, però, attenzione che i controlli sono controlli che si fanno su tutte le attrezzature di lavoro, e la mancata esecuzione dei controlli comporta delle sanzioni penali. Le verifiche periodiche, adesso pur non volendo sminuirle, sono delle verifiche la cui mancata effettuazione comporta una sanzione amministrativa. È pur vero che può comportare la messa fuori servizio della mia attrezzatura a pressione, però ecco, io vorrei focalizzare l'importanza dei controlli manutentivi, che poi di solito sono propedeutici all'effettuazione delle verifiche periodiche, perché se io non verifico periodicamente la mia valvola di sicurezza sulla mia attrezzatura a pressione, poi quando mi viene il soggetto abilitato a fare la verifica trova questa incongruenza. Quindi i controlli manutentivi sono sicuramente più importanti. Ecco, poi tutti conoscete l'iter, diciamo, procedurale, che va
vada la verifica di messa in servizio eventualmente, poi la denuncia e poi la prima verifica periodica in capo all'INAIL e le verifiche periodiche successive in capo ai soggetti abilitati o alle ASL, alle ARPA. E per effettuare questa serie di verifiche, l'utilizzatore ha bisogno di risorse, diciamo, più o meno a seconda di quante attrezzature ha. Quindi insomma, anche tra di voi alcuni clienti di conoscenza insomma, che hanno centinaia di attrezzature a pressione all'interno del loro stabilimento. Quindi la gestione di tutte queste verifiche con scadenze e periodicità diverse comincia a diventare una complicazione. Quindi l'importanza di avere una mappatura, un censimento e la definizione puntuale, attrezzatura per attrezzatura, delle varie periodicità e scadenze. Qui ovviamente inserisco, mi ricollego poi al nostro strumento Risolve, il nostro software, che all'interno ha uno strumento dedicato per questa attività, poi se volete approfondire ovviamente con i miei colleghi, però ognuno è libero insomma di affrontare nel modo in cui meglio crede. Io consiglio sicuramente uno strumento per gestire la complessità insomma di questo regime di verifiche. Può essere un foglio di Excel, può essere software, può essere il nostro software che vi avvisa con una mail poi al momento opportuno, con congruo anticipo dell'obbligo di queste verifiche. È chiaro che per effettuare questa mappatura io ho bisogno di classificare tutte le mie attrezzature, quindi determinare la categoria. Cosa succede ora che entrerà in vigore la nuova direttiva PED? Essendoci una nuova classificazione dei fluidi, abbiamo visto che in rari casi un fluido potrebbe passare dal gruppo 1 al gruppo 2 o viceversa. Quindi come si rifletterà, cosa comporterà questo passaggio, questo cambiamento di fluido? Diciamo che non è ancora definito a livello legislativo, non ho visto neanche una circolare in merito, nel senso che se voi conoscete bene il 329 ci sono delle esclusioni, il 329 si rifà alla periodicità, la periodicità delle verifiche a cui si rifà il 329 è conseguente alla classificazione del fluido della categoria PED. Quindi se io ho una sostanza, un recipiente che prima conteneva una sostanza classificata con gruppo 2, poteva essere benissimo esclusa, perché rientrava in determinati parametri dell'articolo 11 del 329, poteva essere esclusa da verifiche periodiche. Magari attualmente quella sostanza passa in gruppo 1. Cosa succede? Dovrò sottoporla a verifiche? Dovrò sottoporla a una verifica, nuova verifica messa in servizio? Ma peggio ancora, per esempio mi rifaccio anche al fabbricante, le vecchie certificazioni PED dovranno essere riviste? Io penso di sì, almeno per il fabbricante, perché se si passa da un fluido all'altro potrebbe esserci un salto di categoria che comporta una procedura di valutazione in confronto diversa. Quindi diciamo, ogni caso io vi consiglio di analizzarlo in modo specifico, però non sottovalutare questo aspetto. Dal punto di vista dell'esercizio, ripeto, non c'è ancora, a meno che io non sappia, recenti aggiornamenti, un decreto specifico in merito. Vi faccio notare la materia che mancano 2 minuti, quindi ci siamo giusti. Vi faccio notare che il decreto di recepimento 26/2016 purtroppo perché è uscito un po' particolare, cioè è la revisione del 93/2000, quindi nel 2016 dice modifiche al decreto legislativo 93/2000, l'articolo tali di tali si modifica così, l'articolo tali di tali, a posto di questa frase, quindi vi lascio il piacere di andare a leggere. Esistono su internet, mi sembra, dei decreti armonizzati, quindi hanno rivisto il 93/2000 con le modifiche del 26/2016.
mi permetto di dire un mezzo pasticcio, insomma, sarebbe stato sicuramente meglio un decreto ex novo, quindi, o comunque che poi il legislatore emetta comunque un decreto legislativo 93/2000 aggiornato, perché è difficile, è veramente difficile. Però siccome il 329 si rifà al 93/2000, se vogliamo, tutto quello che è contenuto nel 329 è riconducibile alla nuova classificazione PED. Quindi se io leggo il 329, mi rimanda e mi dice l'attrezzatura deve essere classificata in base al 93/2000 e il 93/2000 adesso è stato aggiornato dalla nuova PED, è probabile che io debba applicare in qualche modo queste eventuali passaggi di categoria o passaggi di fluido. Sicuramente il nuovo passaggio, un eventuale passaggio di categoria comporta una nuova valutazione del rischio. Ecco, questo lo consiglio caldamente all'interno dell'azienda di fare questa valutazione. E, ovviamente noi tutti ci auspichiamo che in questa piccola confusione, insomma, che è successa poi in questi ultimi anni tra il 2009, il decreto dell'11 aprile, il testo unico, che non sempre si parlano in modo coerente, si giunga finalmente a un, chiamiamolo testo unico, chiamiamolo, a un nuovo decreto che spazza via tutto il resto e finalmente dà una visione chiara degli adempimenti. Questo è il mio auspicio e penso anche il vostro. Grazie a tutti.